Agrigento nella Valle dei Templi è iniziata ieri sera, domenica 20 agosto, e prosegue ogni sera dalle ore 20 in poi fino a mercoledì 23 agosto al Teatro del Tempio di Giunone la rassegna cinematografica Riflessi di Tempo, ideata e promossa dal regista e produttore Leandro Picarella. In particolare ieri sera, tra l'altro, si è svolto un incontro con il presidente dell'Istituto Internazionale Andrei A. Tarkovsky, il figlio, con la presentazione della nuova edizione di Scolpire il Tempo. L'intervista di Davide Saglia. L'ambito della rassegna Riflessi di Tempo è stato proiettato il film Nostalgia di Tarkovsky, ecco, un pensiero del figlio Andrei Tarkovsky. Io ringrazio la rassegna Riflessi di Tempo per l'invito di questo film importantissimo nella carriera di mio padre, in quanto il primo film girato al di fuori dalla Russia, un film sofferto, un film in qualche modo profetico, che segna il suo destino come quello del protagonista di non tornare mai più in Russia. Quindi è un film che era molto difficile per mio padre da poter fare, da poter creare. Ci sono voluti molti anni di collaborazione, di riscrittura delle sceneggiature, fino a 7 versioni delle quali furono preparate con Tonino Guerra. È un film che in qualche modo anche dimostra un amore di mio padre per l'Italia, per questo paese che l'ha accolto, che ha scelto per vivere dopo il suo esilio dalla patria, dalla Sovietica. Quella di Tarkovsky è un'eredità importante per tutto il cinema mondiale. Ecco, adesso, oggi, cosa rimane di questa eredità? Nel nostro istituto da ormai da 30 anni che si occupa dei suoi archivi, di tutto quello che mio padre ha lasciato, archivi non soltanto cartacei, ma archivi fotografici, archivi audio, video, e in questi anni il costante interesse sempre crescente verso la sua opera dimostra che ed è ancora viva, ancora richiesta, ci sono moltissimi studiosi del cinema e non del cinema, dell'arte in generale, che cercano di avvicinarsi alla sua opera, che cercano delle risposte, cercano l'ispirazione nei suoi film, e questo chiaramente è una grande soddisfazione, quell'obiettivo che il nostro istituto si è sempre prestabilito negli anni.